Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su Lele King TV. Si continua con la raccolta calciatori 2019-2020 e si porta fino al termine. Qui abbiamo delle figurine da attaccare, perché non mi manca. Queste sono quelle relative allo spacchettamento di domenica. Vi lascio il video sulla i di informazione. Cliccate sulla i di informazione se volete andare a vedere il video di domenica, anche perché è quello in cui vi potete prenotare per i saluti che ci saranno poi il primo dell'anno. Allora ragazzi, come al solito andremo a fare il ce lo mi manca. Prima di iniziare però vorrei invitarvi a lasciare un bel like, commentare la vostra figurina preferita qui sotto nei commenti, di queste che vedrete, e in più a iscrivervi al secondo canale Lele King Live TV, di cui trovate il link qui sotto in descrizione, perché lì andremo in live. L'ultima volta siamo andati in live anche con PES 2020. Iniziamo subito, figurina numero 2, che è la coppa, che poi ragazzi siamo andati con FIFA, sì, con FIFA, con PES 2020 in live, però di solito le live su quel canale sono quelle relative alle partite, nel senso che seguiremo le partite insieme in live, quindi se vi interessa iscrivetevi. Poi abbiamo la numero 23, che ce l'ho, che è Ilicic, me lo ricordavo. Poi abbiamo la numero 59, che è la maglia del Bologna. Questa mi manca. Poi abbiamo la numero 80, che va qui, che è Spalek del Brescia. Poi abbiamo anche il Pullman del Brescia con il 90. Poi abbiamo la 106 del Cagliari, che è Cigarini. La 159 del Genoa, quindi saltiamo la Fiorentina e andiamo al Genoa. 159 mi manca. Poi Pandev col 170, anche lui. Centosettantaquattro, che è mezza formazione del Genoa. Poi allora, poi abbiamo la 226 dell'Inter, che ce l'abbiamo, che è Esposito, giovanissimo calciatore del 2002. Poi abbiamo la 254, che è Quadrato, mi manca. Poi abbiamo la 268, che invece è Bastos della Lazio. Poi abbiamo sempre della Lazio la numero 289, che è la formazione, mezza formazione, eccola. Poi abbiamo la 304, che va qui, dell'Orco, del Lecce. Poi abbiamo la 401. Saltiamo il Napoli, di cui non abbiamo trovato nessuna figurina. E arriviamo al Parma, anche questa è una mancante.
416 Mirante della Roma, secondo portiere. Poi abbiamo la 441 che è colei della Samp, che mi manca. Bene, poi Ekdal col 452, poi abbiamo del Torino Ngulu 529. Bene, per adesso abbiamo trovato solo due doppioni. Pensavo di peggio, ragazzi, eh? Pensavo di trovare più doppioni. Quanto ho spacchettato, mi sembrava che c'era qualche doppione in più, invece no. 591. Adesso magari le ultime parole famose e poi dopo trovo tutti i doppioni, eh? È semplice. Allora, 591 il calcio femminile mi manca. Poi abbiamo la 601, dell'Ascoli. Poi abbiamo la 634. Senza. Poi la 648 del Crotone. Poi abbiamo la 665 che è la squadra della Juve Stabia. Poi la 720, quindi saltiamo parecchie pagine. E arriviamo alla 720 dello Spezia. Poi 742 che è Virtus Entella, mi manca. Poi e 746 sempre a Virtus Entella. Anche questa è una mancante. Poi
Poi 748, mi manca che è Grosso, Fabio Grosso del Brescia, che come sapete non è più allenatore del Brescia. Fabio Grosso che poi, come sapete tutti, da calciatore ha vinto il mondiale con l'Italia. Poi abbiamo la 759 della Serie B. Insieme a Fabio Grosso nella figurina c'è anche Maran, sta facendo un ottimo lavoro con il Cagliari. Poi della Serie B abbiamo Braglia del Cosenza e Baroni della Cremonese. E poi abbiamo trovato la 772, che è la prima che troviamo, relativa agli azzurri impegnati nell'Europeo nel 2020, che cercheremo di seguire insieme con il canale anche in live. Sul secondo canale, quello proprio relativo alle live, quindi iscrivetevi al secondo canale. Ciao a tutti ragazzi, io vi saluto, ci vediamo nel prossimo video.